Come mai dire no all'Ecopass? Dire no all'Ecopass perché è una misura ingiusta, inefficace e è una misura anche immorale. Perché ingiusta? Perché penalizza i ceti più deboli, chi non può comprarsi un Euro 4. Perché è inefficace? Perché l'inquinamento aumenta, togliere 7.000 macchine dal centro quando le altre girano intorno e fanno più chilometri non serve a nulla. Perché immorale? Che non è giusto, perché immorale? Perché non è giusto che si paghi per la salute, si monetizzi la salute. Se mi paghi ti faccio inquinare, è un principio contrario anche alla morale cattolica. Allora, il problema dell'inquinamento comunque esiste, quindi quali potrebbero essere le soluzioni alternative ad Ecopass? Le soluzioni sono due o tre, sono le opere invece che le multe, vuol dire le corsie preferenziali, non hanno ancora chiuso l'anello 90-91, e sono i parcheggi di corrispondenza, custoditi gratuiti, tutto questo può fare in modo che il mezzo pubblico diventi competitivo rispetto all'auto, quindi questo è l'unico modo per far sì che le macchine vengano lasciate a casa. Ci troviamo tra l'altro all'autosilo di Piazza Diaz, ecco, lei da qui vuole lanciare anche un messaggio, no? Un invito per fare che cosa domani? Allora, noi domani, come Osservatorio di Milano, chiediamo ai cittadini di radunarsi in tre posti della città alle ore 15, e i tre posti sono Piazza del Cimitero Monumentale, Via Liberazione e via Adige. Sono posti dove si può parcheggiare tranquillamente, di sabato l'Ecopass non c'è, andremo in centro, occuperemo il centro e bloccheremo la città. È l'unico modo per far capire alla Moratti che deve tornare indietro e spegnere le telecamere. Se i cittadini non vengono, continueranno a pagare, e a marzo pagheranno anche quelli che entrano nella cerchia 90-91. Sarà una tragedia. Lei tascherà adesso in tasca 15 milioni di euro l'anno, poi 30, poi 40. Ci mette in miseria, perché l'Europass, nessun politico è contrario, nessuno fa nulla, scusa, per l'Ecopass nessuno lo combatte, neanche i politici. Quindi questo vuol dire che lei si estende e va a far pagare quelli che entrano dentro la circolazione 90-91. In macchina tutto questo lo faremo? Tutto questo in macchina, sì, perché noi marceremo in macchina verso il centro per impadronirsi quel centro che la Moratti vuole toglierci.